Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, si candida alle elezioni suppletive nel collegio di Monza e Brianza. Fondatore e leader del movimento autonomista Sud Chiama Nord, che alle politiche è riuscito a eleggere due parlamentari nel collegio di Messina, De Luca è pronto a scendere in campo per contendersi il seggio che fu di Silvio Berlusconi. Ma quali legami fra la Sicilia e Monza nel capoluogo lombardo? Spiega De Luca. Il padre emigrò nel 1958 per lavorare come muratore. La sfida è aperta contro il candidato in pectore del centrodestra, Adriano Gagliani. Allora, il nostro sbarco a Monza Brianza avverrà il 28, 29, 30 e 31 di agosto. Quindi segnatevi già questa scadenza. Io sarò dal 28 al 31 d'agosto a Monza e nei vari comuni, ovviamente, per pianificare già i primi aspetti organizzativi della nostra campagna elettorale. È importante disegnare questa data e contattateci per incontrarci. Già tanti di voi mi hanno contattato, amministratori locali, sindaci, li ringrazio di vero cuore. Ci incontreremo in questo arco temporale. Dal 28 al 31 d'agosto, pianificazione, quindi organizzativa della campagna elettorale. Il 4 di settembre sarà presentata ufficialmente la nostra candidatura col nostro simbolo. Lunedì 4 di settembre. Ecco perché diventa importante coordinarsi. Perché ancora qualcuno pensa che scherziamo. Non stiamo scherzando. Forse ora ve ne siete resi conto con questa pianificazione che stiamo facendo. Poi ci sarà le date successive, però tenete presenti questi, contattateci per incontrarci.